Al Fit Walking di Mammola l'assessore regionale Federica Roccisano, una presenza importante la sua per questa iniziativa che si rinnova qui a Mammola, a conferma di come il Fit Walking è diventato ormai di dominio in tutta la Calabria ma soprattutto nel comprensorio. Il tuo pensiero sull'iniziativa? Sì, il Fit Walking è un'esperienza davvero positiva che sta contaminando in maniera positiva tantissimi territori, soprattutto tantissimi comuni all'interno della Locride, ed è un'attività che ci permette di mettere in moto le gambe perché ci alleniamo, di mettere in moto la bocca e le relazioni sociali perché si fanno veramente tante amicizie, ci si ritrova e socializzare è veramente sempre positivo. E poi, non da ultimo, ci permette di mettere in moto il cuore in maniera anche solidale, di fare della solidarietà. In questo caso, oggi qui a Mammola, come sempre, si fa la donazione alla SLA, l'Associazione Italiana per Malati di SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, che è una delle malattie sicuramente più delicate anche da trattare, ma che necessita di più trattamento, sia medico, sia di ricerca, perché purtroppo è una malattia davvero ostica da... già solo per convivere, figuriamoci a guarire, che ancora proprio non è neanche stato scoperto come si può guarire effettivamente da questa malattia, e ci permette di fare una donazione a questa associazione che tantissimo fa. Noi come Regione Calabria abbiamo inserito la SLA all'interno di un tavolo delle disabilità gravissime, pertanto qualsiasi azione che noi facciamo per le disabilità gravissime lo facciamo insieme a loro, perché sono persone che davvero ci mettono il cuore, professionalità e davvero tanta tanta competenza. Camminiamo per il bene comune, la maratonina di beneficenza che nasce dall'idea di Calabria Fit Walking, capitanata da Fausto Certomà, un'idea vincente che ci consente ormai da 4 anni di raccogliere fondi da destinare alle associazioni locali che operano in campo sociale. Quest'anno la nostra scelta è andata all'AISL sezione Reggio Calabria, per cui abbiamo deciso di convogliare i fondi raccolti dall'iniziativa a questa associazione AISLA, affinché possiamo supportare la ricerca per i malati di SLA e anche l'assistenza per i pazienti e le loro famiglie. Noi siamo veramente onorati di ospitare la SD Calabria Fit Walking, Fausto Certomà, che ha contribuito anche a creare il gruppo Mammola Fit Walking, che da un paio d'anni opera sul territorio 2 volte a settimana, una disciplina che è basata su uno stile di vita, diciamo, sano e equilibrato, favorisce la socializzazione e poi contribuisce alla riscoperta di meravigliosi paesaggi naturalistici. Mammola risponde sempre benissimo a queste manifestazioni, in particolare quando sono legate a problematiche sociali, come in questo caso, perché come si sa questa manifestazione di oggi è legata all'AISLA, praticamente dal ricavato andiamo a dare una quota, a parte del ricavato, ai malati di SLA o comunque alle situazioni che stanno con queste persone. Quindi davvero si cammina col cuore, come c'è scritto nelle nostre magliette. 10, 9, 8, 7, 6.